Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da questa splendida chiesa, la chiesa di San Pio da Pietrelcina, per raccontarvi la bellezza, lo straordinario dono che aveva Padre Pio da Pietrelcina nell'andare a conoscere le situazioni di tanti. Racconta Padre Costantino Capobianco che in una delle tante giornate, serate, si poteva stare sul terrazzo così a chiacchierare con Padre Pio e anche altre persone. C'era un bambino, aveva 5-6 anni, racconta Padre Costantino Capobianco, era napoletano, aveva preso la simpatia di Padre Pio e spesso lo si trovava insieme. Padre Pio gli regalava delle caramelle, ci scherzava molto. Ecco, a volte vediamo queste belle fotografie dove Padre Pio e attorniato da bambini. Tra questi c'era anche un frate cappuccino barese, tanto buono, scrive Padre Costantino Capobianco, così come si fa spesso con i bambini, disse a questo bambino: vai da Padre Pio e vai a chiedere una caramella, vedrai che lui te la darà. Il bambino di scatto si girò, lo guardò, lo fissò e gli disse, questo bambino era napoletano, si chiamava Nunzio Fugaccio, si chiama forse Nunzio Fugaccio, non sappiamo, e gli rispose: ai santi, lo disse il napoletano, ai santi se cercano grazie, noi caramello. Questa espressione lasciò perplesso questo frate cappuccino barese, che lo lasciò quasi indispettito. Poi questo bambino si girò e andò via, andò verso Padre Pio a scherzare, ridere. Ormai in tarda serata, quando tutti erano andati via, questo frate si avvicinò a Padre Pio per la benedizione, quindi tornare nel suo paese d'origine, e gli raccontò il fatto. E Padre Pio rise moltissimo insieme a questo frate e agli altri che ascoltarono questo piccolo episodio legato a questo bambino. Successe anche questo, che il giorno dopo, l'indomani, Maria Pail dette un incarico a Padre Costantino Capobianco di affidare a Padre Pio una lettera. Maria Pail disse: Padre Costantino, questa è una lettera importante, dove la moglie di quest'uomo, che si racconta in questa lettera, è molto triste perché il marito si dovrà operare con urgenza al cervello, quindi non si sa quello che accadrà, lui è molto grave, ha questo tumore terribile. Ti prego, ecco, la moglie chiede che questa lettera venga consegnata direttamente nelle mani di Padre Pio, o almeno che Padre Pio la guardi, pensate un po', gli disse proprio questo, questa donna ormai straziata e distrutta dal dolore, a Padre Costantino. Padre Costantino minuziosamente prese questa lettera, attese dopo pranzo che appunto Padre Pio che finisse di mangiare e salisse su in cella, lo attese proprio davanti alla cella, si avvicinò, intanto Padre Pio scherzava sull'accaduto del giorno prima, della sera prima, di questo bambino che aveva dato questa battuta, questa risposta a questo frate barese. Padre Costantino intanto doveva parlargli di tutt'altro argomento, quindi si avvicinò, nel momento in cui gli portò questa lettera, disse: padre, questa lettera mi hanno spiegato, mi hanno detto che deve per forza leggerla o comunque la deve tenere tra le mani, insomma è un caso particolarmente grave. E in quel momento Padre Pio, diventando serio e guardando Padre Costantino, prese tra le mani questa lettera e disse: i santi le cose le sanno, non hanno bisogno di leggerle.